Buongiorno raga, allora sono qui alla casa nuova e sono le ore 8:57 in questo momento, sono qua dalle 8 e qualcosa, oggi sono stata abbastanza mattutina. Niente, sono qui perché appunto devo aspettare il pacco che mi dovrebbe arrivare boh, stamattina penso, speriamo, praticamente un pacco con il modem e appunto perché stiamo mettendo internet. Sì, e poi c'è una mia collega, cioè ex collega di classe delle superiori, Sukaina, che non so se dire che è mia amica perché comunque ci vediamo molto molto poco, però sì, insomma, oggi voleva che la incontrassi, lei adesso è andata a farsi le unghie, però insomma l'argomento praticamente è che praticamente lei ha un ritardo del ciclo di 4 giorni, se non anche 5. E praticamente voleva fare il test, solo che non lo voleva fare da sola, lo voleva fare in compagnia, solo che io non ci sono. E quindi insomma gli ho detto vai a farti le unghie, comprati il test e poi semmai raggiungimi. Poi adesso vediamo anche quando mi arriva il pacco, se mi arriva insomma per le 10, farvi un esempio, fino a mezzogiorno posso anche stare con lei a fare sto test. E sì, insomma io le ho detto di non farsi prendere dal panico perché comunque può essere un semplice ritardo visto che lei ha rapporti protetti, quindi no problem. E boh, sinceramente non credo che sia incinta, boh, però non si sa mai. Io invece il test lo farò domani e domani alla fine verrà anche Angela a mangiare il sushi. E ho già parlato con lei che insomma andiamo a comprare il test insieme e sì, alla fine ho optato per un digitale, sinceramente. Poi vediamo, magari compro anche uno normale, insomma, vedere un po' se cambia qualcosa. Sapete che ho sentito dire che, insomma, il digitale, anche se è una linea molto leggera, però ti dà comunque non incinta. Quindi stavo pensando magari anche uno normale dei cinesi, 5 euro, insomma, via. Ah, niente, sinceramente anche io non ho ancora il ciclo. E mi fa male, tipo, le ovaie, tipo, cioè nel senso, non è proprio un male, un fastidio. E sopportabile e sinceramente non lo so. Ciao raga, allora sono in macchina. Allora, volevo farvi vedere gli acquisti. Oggi sono andata a comprare questa cosa qui, dalla Ysosce. E sono andata in negozio appunto in centro. E beh, praticamente qui abbiamo i prodottini, belli e carini. In realtà è un regalo. Ho comprato delle cose e queste sono in regalo. Praticamente mi hanno dato questo della Hydragel, non so se si può vedere, va Hydragel in regalo e questa cosa sempre della Hydragel e insomma delle cartoline, ecco, cartoline, però sì, bello regalo, non lo sapevo che c'avevo il regalo, sinceramente non ho guardato cosa mi ha messo dentro. Mi sono comprata un profumo. Questo qui, ecco, non so se si può vedere, che adoro. Cioè, me lo sono spruzzato prima, avevo ancora il profumo addosso. E poi mi sono comprata invece anche. E poi mi sono comprata anche, ovviamente, questi tre prodotti che sono la matita per labbra quello senza colore, quindi che va benissimo anche su tutti i rossetti. Un rossetto liquido nude numero 101 mi pare, ecco, da provare. E ovviamente mi sono presa anche il mascara, un mascara che non mi ricordo come si chiama, non vedo neanche bene, sexy palpo, una cosa del genere. Niente, poi ovviamente ho preso anche il pacchettino famoso che mi doveva arrivare tipo 2 giorni fa. Finalmente mi è arrivato un pacchettino minuscolo, non me l'aspettavo così piccolo, sinceramente. Ah, e ovviamente mi sono fatta anche la tessera della Yves Rocher. Sì, tutto qua insomma, della Yves Rocher. Niente, poi ovviamente io e Angela siamo andati anche
al Mac a comprare insomma delle cosine, infatti ci ho messo la cintura ai prodotti qua, perché sennò già la sua bevanda finiva giù in giro con la macchina. Sì, oggi praticamente cosa ho fatto? Ho invitato Anna, Angela e insomma un po' tutti a farmi un po' di compagnia, a vedere insomma chi c'era e chi non c'era. Anna non è potuta venire perché è andata con sua mamma, insomma sempre per Trento, però per gli affari suoi, e quindi niente. L'Angela infine mi ha detto che c'è, e non sapendo se veniva Angela o cosa, ho invitato anche mia mamma, infine non aveva niente da fare, quindi è venuta anche mia mamma, insomma. Sono sentito un po' di compagnia, siamo stati anche al centro commerciale, siamo andati a ricaricare la bombola a gas, l'abbiamo portata alla casa nuova, gli ho fatto vedere anche la casa nuova, visto che non l'hanno vista, e niente. Dopodiché, insomma, mi sono informata un po' sulla questione, appunto, riscaldamento pavimento, e praticamente domani dovrebbe arrivare il tizio, il tecnico, insomma, per vedere insomma la situazione della casa e vedere un po' insomma cosa c'è, cosa non c'è, cosa manca, farsi un'idea insomma anche dei metri quadrati e insomma farmi anche un preventivo, dirmi un prezzo, ecco. E niente, e adesso sono le 6 o qualcosa, sinceramente. Sono le 6:30, 6:34, io adesso salgo su e niente, appena arrivo a casa mangio anch'io questo menù, che ho preso una Coca-Cola e delle patatine e un panino, e poi niente, insomma questa è stata la mia giornata, diciamo. Poi ovviamente ho portato mia mamma in stazione prima di andare al Mac, siamo state al Mac e poi ho portato Angela al lavoro, dove lavoro insomma suo amoroso, e niente, siamo una campata del più del meno, insomma niente di particolare, ecco, una giornata tranquilla diciamo in compagnia. Mi dispiace un po' che non ho vloggato, però sinceramente stavo correndo a destra e a sinistra insomma per risolvere un bel paio di cose, quindi non ho avuto veramente il tempo per vloggare. I'm sorry. E niente, ci vediamo su. Bella raga, siamo qui alla casa nuova. Sono le 7:45. Fa un freddo cane. Abbiamo fatto degli acquisti di quale una specie di stufa e dei cavi, insomma roba varia. Adesso vi faccio vedere giusto così in fretta. Non vi sto a spiegare cosa sono, che manco io non lo so. Vi faccio giusto vedere. Amoroso con suo papà e ha comprato questa qui come stufa. Mi ha comprato una centralina, come si chiama? Insomma questa roba qua. Ecco. Mi ha comprato questi. E questa roba qui, tubo. Comunque sì, raga, tutto un giorno siamo stati in giro, veramente tutto il giorno siamo stati anche al Mac, abbiamo mangiato e poi abbiamo iniziato il giro a fare le compere. Abbiamo comprato il necessario. Oggi lui è stato a casa, domani deve andare a lavorare. In realtà si era preso ferie 3 giorni, solo che l'hanno chiamato a lavorare. Oddio. E niente, staremo qua adesso un'oretta circa, poi andiamo, non siamo qua all'infinito. Comunque alla fine dicevano che oggi dovevamo trasferirci, alla fine no, niente, nada, perché comunque c'è un problema, diciamo, tra virgolette, della caldaia che non funziona bene, quindi acqua calda, niente, insomma cose varie, tanti problemini, bisogna risolvere.